un'opinione pubblica che avevamo era coscia, dove con molta generosità, in un momento difficile della vita della città e dell'amministrazione, pose il suo mandato di vicepresidente a disposizione per cercare di sanare oggettivamente un'anomalia. Cioè, noi qua non stiamo discutendo di equilibri politici, stiamo discutendo di dare la vicepresidenza all'opposizione. Elena Coccia ha depositato dimissioni irrevocabili. Io ho parlato più volte con Elena e non ho mai percepito né un atteggiamento di dismissioni né un atteggiamento remissivo nei confronti della città, ma anzi un gesto di grande generosità che il Consiglio Comunale nella sua interezza e la città tutta dovrebbe apprezzare. Essendo stata eletta, di questo me ne compiaccio profondamente, alla guida di una commissione altrettanto importante, e quindi credo che se si è sbloccata una situazione complicata, il merito è di tante persone, di tante forze politiche, ma se devo fare uno per tutti come noi, fare il nome di Elena Coccia. Qua sento parlare, si sono mutati i nomi, recentemente l'intervento di Amodio, l'accento del mio cognome, si cambiano partiti, sento parlare di consociativismo, di trasformismo. Scusate, un'altra parola vorrei dire al Presidente Pasolini. Cioè, ho sentito parlare di trasformismo e lo trovo ingeneroso, perché il Presidente Pasquino è stato un autorevole competitore nella mia campagna elettorale insieme a Lettieri e a Bordone, sta guidando con non poche difficoltà il Consiglio Comunale e secondo me lo sta guidando bene, ha deciso in modo chiaro e trasparente di passare la maggioranza. Semmai dobbiamo cercare di recuperare con lo spirito che diceva Amodio Grimaldi alla maggioranza, di cui sono pronto a fare ogni passo di autocritica, chi eletto lo sindaco, ha preso quasi 300.000 voti entrando in Consiglio Comunale con poche centinaia di voti, poi ha deciso di andare all'opposizione. Io credo che il sindaco debba essere aiutato soprattutto quando sbaglia, quindi la capacità di un sindaco deve essere quello di fare autocritica, ma la convinzione del sindaco che amministra una città così difficile deve essere anche aiutato. Quando poi vedo che con operazioni un po' trasformistiche, queste sì, si cominciano a creare cordoni ombelicali con chi per 20 anni è stato responsabile del default nel quale noi siamo arrivati a un filo dal baratro, e quel baratro non lo vedremo perché saremo tutti in grado di non oltrepassare quel filo, mi interrogo ovviamente da napoletano e mi interrogo anche da sindaco. Quindi ci dovremo sicuramente impegnare a ritrovare la maggioranza originaria, sapendo correggere gli errori che sono stati fatti ed evitando che si possano creare delle saldature politiche che francamente sono abbastanza controproducenti per gli interessi generali della città. Io credo che sarebbe stato sicuramente auspicabile che l'opposizione di centrodestra, da cui deve arrivare la candidatura, non c'è dubbio, perché se noi oggi stiamo dicendo che si sana un'anomalia nel dare la vicepresidenza a chi in campagna elettorale è stato oppositore e chi lo è stato in modo chiaro e netto anche in questi 2 anni e mezzo, noi tutti avremmo auspicato ovviamente una candidatura unitaria. Se questo non è, mi sembra ovvio, qua decido dei consiglieri comunali, anche io sono consigliere comunale, quindi esprimerò il mio voto in piena libertà, in piena coscienza, e non c'è ovviamente un vincolo di alcun tipo. Io credo che ieri è stata anche scritta, contrariamente a quello che pensa qualcuno, comunque una pagina importante, perché io credo che questo consiglio comunale deve riprendere a lavorare, l'ha detto anche qualche consigliere negli interventi che mi hanno preceduto. Insomma, la città si aspetta dal Consiglio Comunale che approvi, no? Oggi quante delibere abbiamo? Sul foglio di là ci sono 10-12 delibere che vengono dalla seduta precedente, che vengono dalla seduta precedente ancora. Quindi io mi auguro che non ci sia consociativismo, ci sia un Consiglio Comunale che riprendi a lavorare, come ha saputo anche scrivere delle pagine importanti, perché non ci dimentichiamo che tra mille difficoltà
questo Consiglio Comunale ha scritto delle pagine importanti, alcune delle quali anche storiche all'interno di processi amministrativi e politici della nostra città. Quindi comincia a lavorare, dove ci si confronta serenamente, dove la maggioranza procede speditamente, ovviamente indicando alla città, e questo lo potremmo fare subito dopo l'elezione del vicepresidente o nella prossima seduta, indicando alla città un manifesto programmatico su cui noi intendiamo lavorare per i prossimi 2 anni. E lì confrontarci con un'opposizione che mi auguro sia costruttiva, perché anche io devo dire, certe volte sono un po' sorpreso, perché faccio incontri con le forze politiche, anche di centro-sinistra, faccio dibattiti qui in Consiglio Comunale, incontro i sindacati, tendenzialmente le riunioni finiscono quasi sempre bene, finiscono sempre che tutti sono orientati a dare una mano alla città, tutti sono orientati a votare le cose nell'interesse della città, tutti sono orientati a fare cose nell'interesse della città, poi effettivamente si legge un linguaggio che è completamente diverso. Poi vai per strada e ti rendi conto che i cittadini in realtà vogliono che chi guida la città, chi sta in consiglio comunale, chi sta nei consigli di municipalità, si confronti per risolvere esclusivamente i problemi della città. Invece talvolta si ha quasi l'impressione che ad altri interessano solamente spallate politiche, cercare di interrompere un'esperienza innovativa, e che non è vero che stia veramente a cuore l'interesse della città. E quindi comprendo, anche se siamo distanti su tante cose, quando il Presidente del Consiglio si rivolge direttamente al Paese. Interroghiamoci che se le mediazioni falliscono, chi viene eletto poi è naturale che si rivolge anche direttamente ai cittadini. Quindi bisogna che ognuno recuperi la propria funzione. I partiti stanno in difficoltà, lo stiamo vedendo anche qua. E non do un giudizio né morale né etico né di altro tipo. I partiti sono in difficoltà. Quando i partiti sono in difficoltà, anche l'amministrazione è in difficoltà, perché non sa più con chi interloquire: segretario provinciale, segretario regionale, segretario qua, il capogruppo. Non si conta, tanto basta vedere anche le precisazioni del dibattito di oggi. Interviene Torino Borrello, subito anche l'Esposito precisa: Borrello a titolo personale, io sono il PD. Poi viene un altro: no, non è lui il PD, in realtà il PD sono io. Poi non è, no, non è lui il PD, è quell'altro ancora il PD. Immaginatevi. Avere un'interlocuzione politica e cercare una quadra è assolutamente complicato. Quindi noi nei prossimi 2 anni ci auguriamo che ci siano gli organi della rappresentanza che funzionino, i sindacati che facciano il loro lavoro nell'interesse della città e soprattutto per la verità dei lavoratori, perché sarebbe la cosa più auspicabile francamente. Noi cercheremo con i nostri limiti, i nostri difetti, con la capacità di fare autocritica, di continuare a lavorare nell'interesse della città, cercando di ritrovare anche quello spirito che mi sta molto a cuore, perché sono abituato ad ascoltare le critiche, e quindi mi auguro che ci sia un percorso con maggior linfa con chi originariamente ha fatto parte di questa maggioranza. E mi auguro soprattutto, lo dico con grande sincerità e giuro, che questo Consiglio Comunale riprenda a lavorare bene. Io l'ho detto più volte, quando il Consiglio Comunale lavora bene è uno spirito di vitalità che prende tutti, l'amministrazione e la città. Questi 2 mesi sono stati 2 mesi molto brutti perché è apparsa, certe volte vera, certe volte troppo costruita, un'immagine che i consiglieri comunali stessero facendo una guerra per le poltrone. Questa è un'immagine che non deve far onore a questo Consiglio Comunale, invece io credo che ci dobbiamo dare non solo un programma di amministrazione per i prossimi 2 anni, ma anche un programma di attività consiliare, perché ci aspettano decisioni delicate, ci aspetta l'approvazione del rendiconto, l'approvazione del bilancio di previsione, l'approvazione di una serie di delibere. Io mi auguro come sindaco di dare il contributo all'approvazione di molte delibere di proposta consiliare. Io credo che se la città funziona, se le cose vanno bene, non è mai merito di una persona o di una maggioranza, ma soprattutto in un momento di crisi è merito di tutti quelli che sono stati eletti per fare l'interesse della città. Quindi speriamo che oggi si concluda questa pagina, che venga eletto un vicepresidente che possa avere l'autorevolezza, che non significa consociativismo,
ma significa avere un ufficio di presidenza rappresentativo della città, perché se è vero che il centrodestra ha perso le elezioni, è altrettanto vero che una parte importante della città, di cui anche io sono sindaco, perché io mi sento sindaco di tutta la città, ha votato quel centrodestra. E quindi dopo 2 anni e mezzo trovo assolutamente corretto, e sono convinto che chi sarà il vicepresidente sarà un vicepresidente corretto, vada a rappresentare in questo momento delicato la città, e mi auguro che nei momenti difficili non si cerchi di accoltellare alle spalle il sindaco e l'amministrazione, ma si faccia quadrato nell'interesse dei napoletani. Poi quando ci sarà la campagna elettorale ci andremo a confrontare lealmente nella campagna elettorale, nel rispetto di chi ha governato e nel rispetto di chi si candida a governare come alternativa alla nostra città.